Pensate davvero che sia possibile spiarvi solo mettendovi un microchip sotto la pelle? No, cari miei, voi siete già sotto controllo, adesso, in questo preciso momento, anche senza il microchip. Per spiare tutto quello che fate, basta il vostro smartphone. I documenti svelati da Wikileaks hanno mostrato che la CIA possiede sistemi che consentono di trasformare il vostro telefonino, di qualunque marca sia, in un microfono spia capace di registrare le conversazioni che fate anche nel vostro salotto. Ma vi dirò di più. Per seguire i vostri movimenti non c'è nemmeno bisogno della CIA o dell'intelligence. In questo preciso momento state regalando una marea di informazioni su di voi al mondo intero. Alle grandi multinazionali come ai criminali. In pratica, vi state spiando da soli. Tramite Facebook, i social network e le app che avete sul telefonino, la vostra intera vita è a disposizione di chiunque. Le foto della vostra casa, i nomi dei vostri amici, i luoghi che frequentate, i vostri gusti sessuali. Ma, grazie allo smartphone, si può sapere anche in che condizioni di salute siete, qual è la vostra temperatura corporea, le condizioni del cuore, quante calorie consumate, quanto esercizio fisico fate. Sono dati che possono fare molto comodo alla vostra assicurazione o ai vostri datori di lavoro per controllarvi meglio. Nemmeno vi rendete conto di quante informazioni mettete in circolo e lo fate pure volentieri. Vi faccio vedere una cosa. Questo è un esperimento realizzato in Belgio. Hanno fatto credere a gente comune di partecipare a un programma TV con un uomo di nome Dave, capace di leggere nel pensiero. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja. Insecten. Tablief. Ik voel twee insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Slovenië? Ene moto, oranje. Pas erop. Dave non riesce a scoprire solo cose banali, ma anche informazioni molto importanti. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Er staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Sapete come ha fatto Dave a scoprire tutte queste cose? Semplice. È andato su internet. Oh my god. Oh man. Non servono la CIA e i microchip per spiarvi. State già facendo tutto da soli. Il grande fratello siete voi. Fidatevi di nessuno.